titolo, ha ricordato l'ultima gara di Spa, e abbiamo un altro pilota del Ferrari Driver Academy, Brandon Maisano, che sa benissimo di aver perso la gara al via, poi però Marcello è riuscito a girare molto più veloce nei primi giri. Perché non sei stato in grado di mantenere il ritmo del pilota numero 53? Diciamo che avevamo un ritmo diverso, già ho sbagliato l'unica cosa che non dovevo sbagliare, la partenza, e poi lui andava più forte nei primi giri e diciamo che io andavo di più alla fine, quindi era da scegliere. Pensavo uscire primo alla prima curva, ma ho sbagliato, non fa niente. L'aspetto positivo di questa gara, ovviamente c'è delusione nelle parole di Maisano, è che hai soltanto 11 punti di distacco in classifica da campana, una classifica di campionato molto equilibrata. Non lo sapevo, ma dai, diciamo che abbastanza bene, avevo 21 punti di ritardo e 11, dai, non è male. Rimane ancora questa gara di oggi, che mi trovo molto bene su questo tracciato. Grazie al pilota francese Brandon Maisano, dunque davvero due giovanissimi sul podio, lo vediamo inquadrato in azione sul tracciato di Adria. Maisano 18 anni, Raffaele e Marcello 16 anni, sono stati loro i protagonisti indiscussi di questa gara 1 della Formula 3. Ricordiamo, sempre su Rai Sport 2 alle 15.00.